Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la seconda edizione di oggi, cari amici, in studio con voi Rosario Moreno. Passa la linea di Conte, le regioni vogliono il contraddittorio. Voleva una strategia modulare con chiusure differenziate il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pensata con Roberto Speranza e costruita con Dario Franceschini, e così andrà. Il Premier spingeva per il coprifuoco nazionale il più tardi possibile ed è passata la sua linea anche su quello con il tutti a casa fissato per le 22. Lo yuan inverte la rotta e si rafforza sul dollaro. La moneta cinese fiuta la vittoria di Joe Biden, segnale identico da una delle altre valute particolarmente sensibili all'esito del voto, ossia la lira turca, che a sua volta nelle ultime due ore è in deciso rialzo. Per ora composta la reazione delle borse, che speravano in una affermazione netta. Il Tesoro lavora al nuovo decreto ristori, più aiuti per le attività in zona rossa, verso pacchetto da 1,5 miliardi, un possibile CDM giovedì. In più ci sono diverse categorie che non compaiono nella lista dei codici Ateco ammessi ai contributi a fondo perduto del primo decreto e chiedono di essere ripescate. A tutti i nuovi settori coinvolti saranno garantiti il credito d'imposta sugli affitti, la sospensione del versamento dei contributi e la cancellazione della seconda rata IMU. Il governatore Alberto Cirio ha chiesto di prevedere l'esenzione totale dalle tasse per quanto ancora da pagare nel 2020 e per tutto il 2021 per le attività interessate. Cade un altro ex componente della banda della Magliana, un blitz antidroga con 20 arresti. In pochi mesi il gruppo, secondo la DDA, ha sbistato almeno 120 kg di cocaina per un valore stimato al dettaglio di oltre 5 milioni di euro. Stiamo pieni di lavoro, diceva un indagato intercettato ai suoi mentre cercava di organizzare le consegne. Legge contro l'omotransfobia, la Camera approva a scrutinio segreto, 265 sì, 5 dissidenti di Forza Italia votano a favore. La Camera ha approvato con scrutinio segreto la legge per contrastare l'omotransfobia, la misoginia e le violenze contro le persone disabili. I sì sono stati 265, i no 193, gli astenuti 1. L'approvazione è stata salutata da un prolungato applauso della maggioranza. La legge va ora in Senato. Dopo che il presidente Fico ha proclamato il risultato della votazione, tutti i deputati di maggioranza si sono alzati in piedi ed hanno applaudito a lungo. Notizie da Napoli e dalla Campania. Covid e crisi, un colpo alla tradizione. Insomma, da domani il Gambrinus non riaprirà. Una brutta notizia per la tradizione napoletana. Lo storico caffè Gambrinus non aprirà, e questo a prescindere dalle misure previste dal nuovo DPCM o da un'eventuale ordinanza di Vincenzo De Luca. Campania zona rossa, l'anticipazione di De Magistris. Temo che la Campania stia andando verso la zona rossa, a dirlo è il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ai microfoni di Radio CRC. Da un'analisi puntuale dei dati molto probabilmente siamo già lì, anche se aspetto di leggere la versione definitiva del DPCM. Ieri sera abbiamo lavorato su varie bozze, quindi potrebbe sempre cambiare qualche cosa. Al di là della zona in cui ci troveremo, c'è un'incapacità con cui è stata gestita la fase del dopo lockdown, soprattutto dal punto di vista sanitario, e questo ci porta inevitabilmente verso misure più restrittive. Prosegue così il sindaco, che dunque profila la zona rossa, cioè quella più restrittiva per Napoli, e non quella arancione di cui tutti stanno parlando in questi giorni. Santo Bono, 40 bambini col Covid a ottobre, 2 sono in terapia intensiva, sono in quarantena quindi. Il numero di bambini positivi al Covid ricoverati al Santo Bono Pausilli Pon di Napoli nello scorso mese di ottobre. In ospedale in questo momento ce ne sono 7, dei quali 2 in rianimazione con uno affetto da polmonite dovuta al coronavirus. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Positivo il direttore di ostetricia e ginecologia di Gorizia Monfalcone. La SUGI comunica che il medico è attualmente in isolamento domiciliare ed è asintomatico.
La SUGI comunica quindi la positività del direttore della SC Ostetricia e Ginecologia di Gorizia Monfalcone, come da protocollo, quindi la positività è stata riscontrata a seguito delle attività di screening a cui viene sottoposto regolarmente il personale dell'azienda. Condannato per furto e maltrattamenti, arrestato un latitante, grazie a un mandato internazionale, un 45enne moldavo, è stato fermato in Romania. Deve scontare 4 anni e 11 mesi. La Polizia di Stato di Udine, con il coordinamento della locale procura e della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, nei giorni scorsi ha arrestato un 45enne cittadino moldavo grazie a un mandato di arresto europeo seguito appunto dalla polizia rumena. Furto nella notte, un'azienda a Buia, il colpo alla Morenica Spalti. I ladri hanno rubato i monitor dei personal computer. Furto quindi nella notte a Buia, come dicevamo. Intorno alle 20 le guardie giurate del corpo vigili notturni sono state allertate per un furto messo a segno negli spazi della ditta Morenica Spalti di Buia. I ladri sono entrati in un ufficio e hanno asportato il monitor di personal computer dopo aver forzato una porta. È scattato l'allarme che ha impedito loro di rubare altri beni e che ha fatto intervenire sul posto i carabinieri della compagnia di Tolmezzo e anche il responsabile dello stabilimento. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.